Salve ragazzi, siamo di Alta Recensione, stasera mi trovo sempre a Cosenza, stasera andiamo da Gusto Toscano, te lo faccio vedere un pochino da fuori. Ambiente molto riservato, vedo, sai neanche bussare, è appena entrata la mia ragazza, comunque, fra poco entrerò, vi farò vedere come si mangia e come si paga. Ok ragazzi, siamo dentro questo bellissimo posto e ci hanno portato del benvenuto. Che Allora, abbiamo un entrò ed è un cremoso di asparagi bianchi tartufati con un salame disidratato al pianto. Ok, grazie. Oh, non so se avete capito, ragazzi. Comunque, questo era solo il benvenuto, quindi ora proviamo, io voglio provarlo. Proviamo sto benvenuto. Riesco pazzo sul tartufo, quindi veramente buono. Comunque, tra poco vi farò vedere quello che abbiamo ordinato. Comunque sarà un conto per quattro. C'è anche il vino, che non so dove l'ha messo. Comunque abbiamo preso un vino dell'Isola d'Elba stasera, veramente buono, non avevo mai provato un vino dell'Isola d'Elba. Ragazzi, io vi inquadrerei anche chi sta suonando, ma non so se sentite l'atmosfera che c'è in questo posto, ma è veramente. Non avevo mai vissuto una cosa del genere. Andare a cena in un posto e ascoltare, insomma, avere qualcuno a fianco che suona il violino, veramente bello. Comunque, nel frattempo sono arrivati. Allora, questo è il carpaccio. Grazie. Allora ragazzi, abbiamo questo carpaccio che ve lo faccio rivedere, che non so cosa ho inquadrato poco fa. Adesso lo proviamo, però. Lì ci sono i famosi fegatini, come d'abitudine in Toscana. Quelli non li provo, però. Il carpaccio lo provo. Il carpaccio lo voglio provare. Voglio vedere, è veramente un burro, guardate ragazzi, c'è la carne, sì, cioè si rompe, guardate, c'è il tartufo, ora lo proverò un pochetto. Veramente buono ragazzi, e non è nemmeno condita la carne, non è, di solito ci mettono l'olio, ci mettono anche per nascondere un pochino il gusto, invece qua no, non c'è niente, e la carne, il sapore è buono, è veramente buono, ve lo consiglio questo carpaccio, prendetelo. Comunque adesso mi mangerò questo carpaccio, vi farò vedere quello che arriverà dopo. Io e lei invece, questo qua è come. Uscite dalla sempre a Ok, grazie. Questa era la Fiorentina, che non ho preso io, ho preso chi è con me. Io ho preso un'altra cosa che vi faccio vedere. Comunque, veramente, guardate, ora ve la faccio vedere. Adesso la sta tagliando, ragazzi. Quindi abbiamo a che fare qua con un chiletto di carne. Qui invece abbiamo l'entrecotte e i cinque pepi. Ok, grazie, gentilissima.
Comunque ragazzi, questo qua è il è l'entrecote ai 5 pepi, guardate anche come è stato impiattato, è veramente veramente bello. Invece ora vi faccio vedere il filetto con le patate. Qui l'ho messo io. Ma vi faccio vedere anche l'amico mio che si sta mangiando, guardate, tutta sta carne. Bellissimo. Comunque adesso va provato sto. Lo provo. Ok ragazzi, devo tagliare, quindi devo spegnere la camera per tagliare un pochino la carne. Proviamo. Come adoro mangiare bene ragazzi, voi non avete idea, qualcosa di squisito, veramente buono, carne soffice, bella soffice, anche la salsina è particolare, che sarebbe una salsina tipo come si trova usualmente, insomma, che ne so, trovate un filetto al pepe rosa, al pepe verde, poi ci sono tanti pepi, quindi è stata fatta con i 5 pepi, come dice la carne. Comunque veramente buono, ve lo consiglio ragazzi, bel posto, bell'ambiente, mi sta piacendo. Comunque vi farò vedere il resto anche dopo. Ok ragazzi, è arrivato il conto, lo so che voi volete sapere come si paga in questo posticino. Comunque, conto per 4, abbiamo preso, non abbiamo preso, si può dire, antipasto, abbiamo preso un carpaccio e dei fegatini, dei crostini con i fegatini o di pollo. Abbiamo preso poi tutte e quattro, abbiamo preso un secondo con delle carni, due filetti, una fiorentina e un entrecote da parte mia. Comunque faccio vedere il conto, non so che stanno aspettando tutti. Ok ragazzi, sono 200 euro. In quattro. Sì, perché è orientato. Comunque, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cenetta, se per voi il conto è stato giusto, è stato salato. Lo vorrei sapere anche da voi. Se vuoi sapere da me, scrivetelo in privato e vi darò anche le mie impressioni anche sul conto. Comunque, non vi scordate di iscrivervi al canale, ragazzi. Pollice in su, da Giusto Toscano, è tutto. Ciao ragazzi!